E parliamo ora del Parco del Vulture. Dopo la sentenza del TAR che ha annullato la nomina del presidente Donato Sperduto, il consigliere regionale Gino Giorgetti chiede al governatore Bardi di nominare rapidamente un commissario pro tempore che svolga mansioni ordinarie in attesa di un nuovo presidente. Sentiamo Vittorio Laviano. Che il consigliere regionale Giorgetti fosse molto attento alle problematiche ambientali era già noto quando militava nel Movimento 5 Stelle. Per questo motivo non sorprende come, dopo la sentenza del Consiglio di Stato che lo ha riportato tra gli scranni di Via Verrastro, Giorgetti solleciti il presidente Bardi affinché intervenga per trovare una soluzione all'impasse in cui è scivolata la governance del Parco del Vulture. Qualche mese fa avevamo creduto che finalmente si potesse dare il via al Parco del Vulture con la nomina del presidente, del direttivo, però la sentenza del TAR ha resettato tutto. La giustizia fa il suo corso, però le istituzioni non possono rimanere indifferenti alle necessità che ha la comunità del Vulture di vedere il parco perfettamente funzionante e dall'altro lato il Parco del Vulture che ha bisogno della comunità, delle città che lo circondano. Per poter funzionare al meglio. La strada che indica il consigliere regionale Giorgetti è quella della nomina di un commissario del parco. Prima di tutto va nominato un commissario pro tempore che assolva tutti gli impegni necessari per portare avanti il parco in questi mesi. Dopodiché mi auguro venga avviato il prima possibile l'iter per la nomina di un nuovo presidente. Per quanto mi riguarda, mi farò portavoce e sostenitore di un emendamento alla legge costitutiva del parco perché è necessario che venga posto un limite al vulnus normativo all'interno della legge che ha creato quest'ulteriore perdita di tempo per il parco e per le comunità che lo circondano. Il Parco del Vulture lambisce il territorio, dove l'imprenditore di Barile Rabasco conta di realizzare una cava per estrazione di quarzo arenite in località Monte Crugname, altro tema assai dibattuto nella zona. Questa la posizione del consigliere regionale Giorgetti. Prima di tutto bisogna dire che la posizione che dovrebbe avere qualsiasi cittadino è quella della tutela dell'ambiente che lo circonda. Dopodiché c'è il TAR, quindi c'è una questione sub iudice in questo momento, quindi attendiamo anche che il TAR si esprima al riguardo. È ovvio che laddove ci fosse la possibilità, ci si auspica che il Parco del Vulture possa andare a includere tutte quelle aree sensibili che lo circondano, magari non come zona primaria, come zona secondaria, ma comunque poter includere tutte le aree naturalisticamente sensibili intorno al vulcano e al vulture stesso.